Mario Vollo. Buongiorno mister. Buongiorno Mario. Domani si va a Catanzaro, una capolista, quella che sta dimostrando davvero di essere superiore rispetto alle altre, una media di 4 gol a partita segna più o meno. Io però le chiedo le condizioni proprio psicologiche e fisiche della squadra, perché Maselli si è fermato, Cinaglia ha ancora qualche problemino psichico, come sta, quindi diciamo un po' la conta delle defezioni. E fra l'altro volevo anche evidenziare come mai sta succedendo tutte queste problematiche, fra l'altro muscolari, quindi non traumatiche. Allora, muscolari per quanto riguarda Silipo, aveva preso una botta all'anca e quindi si è un po' risentito l'ischio curale, quindi è un contatto. Per quanto riguarda Cinaglia, c'ha un edema, quindi non ha né stiramento né contratture, quindi se passa una settimana non è niente, diciamo. Ma se lì è a disposizione. Sì, si toccava, magari sai, tante volte succede che si chiede al dottore se mi tocco qua fa male, il dottore dice non toccarti perché poi non fa male, non te che te tocchi. Se ti tocchi fa male, non toccarti, no? Quindi muscolare non c'è niente. Assolutamente. Gaetano 9? Mi si deve sempre da dire, a sentire che l'uomo del sud. Perché sembra di venire da una sconfitta dopo un pari che fa male, perché come deve prendere quello, come ci ha spiegato in quel modo, fa male. Però sembra il clima che si sta vivendo alla vigilia di una partita che tra l'altro potrebbe essere davvero, è difficile, ma potrebbe essere quella che può dare invece uno slancio, sembra che si venga da una sconfitta. Bisogna non chiederlo a me. Sono una persona meno indicata. Nel senso, l'ambiente, come ambiente, un discorso. Non lo so. Cioè si dimentica di come si era partite, no, così, ma io sto nel calcio da anni e quindi so come funziona il pallone. Il pallone, non il calcio. E quindi la persona meno indicata io, quindi la domanda è bella. La domanda è bella. Parliamo sempre della tabellina, quella là. Mi dispiace anche a me, dispiace, ma non per me. Per i ragazzi, per i ragazzi. Io un anno Reggiana Lucchese, il mister non ve lo cito, eravamo 11 contro 9, stavamo vincendo 1-0, prendiamo gol al 92esimo, finisce 1-1. Il calcio, chi sa di calcio sa che 2 più 2 fa 5, 2 più 2 fa 3, poche volte fa 4. Il Molise Carrarese, il Molise in 10, la Carrarese in 11, erano sul risultato di 1-1, ha vinto il Molise 2-1. Il calcio, c'è l'errore, c'è la furbizia, la scaltrezza, c'è la giocata del giocatore di qualità. E quindi è vero, effettivamente la domanda che è bellissima, non riesco a capirlo, però bisogna lavorare, testa bassa. So come funziona, per questo non mi vedete mai esultare nei gol, per questo non mi vedete mai esaltarmi nelle vittorie, per quello, perché so come funziona, che poi c'è sempre un'altra partita, bisogna pensare all'altra, e so che quelli in passato, no, da giocatore ero uno restio alle pacche sulle spalle, quelle pacche poi sono pugnalate, quindi io non voglio festeggiare mai, vado avanti per la mia strada. Perché se festeggi, ti specchi, diventi narciso, lasci qualcosa per strada. Io per strada non voglio lasciare, quindi io voglio che si sappia che sono così. Non sono mai uno che vende fumo. Non mi faccio amici facendo regali o dispensando parole gratis. Purtroppo e per fortuna sono così. Non ti dico quello che vuoi sentirti dire, ma ti dico quello che penso. Sono così, quindi il fatto che sembra, lo so, mi dispiace, però bisogna andare avanti, a testa alta, con dignità. Giuseppe Amato. Su questo. Buongiorno Giuseppe. Potrebbe essere in parte, ecco,
Lei è un allenatore molto esigente, la vediamo anche quando si vince, richiede se c'è errore di correggerlo. Potrebbe essere che come lei, anche il pubblico di Castellammare, alla luce di un bottino di punti molto soddisfacente per le prime messe iniziali, non veda però quella scintilla in campo, al netto di tanto impegno, ma non veda quella possibilità di spaccare la gara da un momento all'altro, quella possibilità di infiammare le menti con una giocata. Può mancare anche questo per infiammare, ecco, la piazza dell'estate. Sì, la voglio anch'io. Me lo chiedo anch'io, ragazzi. Di solito ti infiamma la giocata al giocatore che ha qualità. Se ciò non avviene, o è perché qualche ragazzo che ha qualità, che ci sono ragazzi di qualità, devono ancora quella scintilla, oppure se non avviene non abbiamo qualità. Delle due una, la voglio anch'io. Io ho sempre detto ai ragazzi, alla gente, cosa sono un caratteriale, ma la cosa più difficile da trasferire è il carattere, è la voglia, la determinazione. Con un vecchio allenatore facevamo la gag nello spogliatoio e mi diceva: sei passato dalla farmacia? E mi fa: sei mister, deve ancora arrivare. E lei è passato dal supermercato, deve ancora arrivare. La cattiveria agonistica non la vai a comprare, la devi avere dentro. Ed è la cosa che a me dispiace di più, quando non vedo i miei giocatori mettere il coltello tra i denti, o meglio, facciamo attenzione, lo fanno. Danno tanto, bisogna vedere se quello duello l'altro ne mette di più, e se l'altro ne mette di più vuol dire che ne ha di più. E siccome ho sempre detto che il calcio è uno sport collettivo con momenti individuali, i momenti individuali sono fondamentali, perché se vinco un contrasto sono nella metà campo avversaria, perché la maggior parte dei gol, 75% insieme alle palle inattive, sono a break, a contrasto vinto, a palla rubata. Poche volte parti dal basso e fai gol. E quindi io vado alla ricerca di questa cosa qua, vado alla ricerca su linee d'anticipo, di leggere le situazioni. Il giocatore le fa la lettura. E ci dobbiamo arrivare, attraverso il lavoro. Attraverso il lavoro. Io spero e mi auguro che questa è una squadra che cresca con il lavoro. Me lo auguro tantissimo. L'appassionato, lo sportivo medio, colui che viene una volta ogni tanto, è chiaro che se non percepisce una squadra, tra virgolette, spettacolare, sempre in un'ottica di Serie C parliamo, che dia una sensazione di pericolosità, oltre che un'ottima organizzazione difensiva, è chiaro che magari può risultare molto difficile. Sì, ma io ho sempre sostenuto che è la squadra che trascina il pubblico e non viceversa. Assolutamente, anzi, poi so come funziona, che se un giocatore sbaglia due passaggi e poi fa gol, quello che aveva criticato, dice, lo deve togliere, poi ho visto che è buono, e viceversa, so come funziona, non è da oggi, so, e quindi va bene, lo capisco anche il tifoso in tribuna, mister, là, è un po' più alto, un po' più basso. Capisco, non è che non capisco, è normale, anzi è giusto anche che ci sia, non è quello. Lo fanno gli addetti ai lavori, no? Che senti delle volte in televisione. De. Io sono uno che cerco di dire ai ragazzi quello che la gente poi è quello che vuole. Però tante volte se il ragazzo non lo fa, non è che non lo fa per mancanza di volontà, perché magari non è in giornata, spero che sia un discorso di qualche giornata e non di qualche mese. Noi si dice sempre: ti faccio arrivare negli ultimi 22-25 metri, poi tocca a te. Quello là, tocca a te la scintilla, tocca a te il dribbling, tocca a te l'1-2, tocca a te stop e tiro, tocca a te. Quello là, stiamo andando attraverso il lavoro, casomai non ce l'abbiamo nelle corde, dobbiamo andare attraverso e riuscire a vedere prima la giocata. Perché se riusciamo a vedere prima la giocata, ma quella è una qualità però, non so quanto sia allenabile. Libero Gasco, che partita si aspetta?
Ah, sappiamo che giochiamo contro il Catanzaro, che è una squadra forte, così, però fermo restando che noi dobbiamo fare la presa. Di solito si dice che quando giochi con una squadra forte le motivazioni vengono da sé. Io dico sempre che le motivazioni devono essere intrinseche, e quindi qualsiasi avversario io abbia davanti devo andare sempre a 2000 all'ora, perché quella si chiama mentalità e non in base a chi ho davanti. E quindi i ragazzi lo sanno, è una partita sulla carta proibitiva, però noi dobbiamo andare a giocare la partita, proprio perché si dice il Catanzaro, giustamente come ha detto prima Mauro, dà 3-4 gol a tutti. Io non sono come quelli che non abbiamo nulla da perdere, no, si ha da perdere 3 punti nel caso dovessimo perdere, e quindi sarà una partita tosta. Ho detto ai ragazzi che se dobbiamo mettere qualcosa in più, perché i duelli bisogna vincerli, e quindi la speranza è quella di la rabbia, diciamo, la testa bassa che ho visto i ragazzi martedì dopo la partita con Foggia, che si tramuta in, tra virgolette, in determinazione, in ferocia. Poi per quanto riguarda gli errori, se sono errori tecnici ci sta, se sono errori di concetto mi arrabbio, perché è vero che l'errore è parte dell'apprendimento. Però se continua a commettere sempre errori, là vuol dire che non è appreso e quindi si fa fatica. Il gesto tecnico lo sbagliano in Serie A i campioni, lo possiamo sbagliare anche noi, non è un problema. Infatti io non giudico mai il gesto tecnico là. Giudico una presa di posizione, marcare su linee d'anticipo, scappare quando c'è da scappare, ecco là, perché noi ci alleniamo. Ma poi ci sono tante situazioni che talmente l'ABC che non c'è bisogno nemmeno di allenarla. Io concludo con l'ultimo, con una metafora. Le metafore aiutano, no? Di più. Lessi un libro, quando si parla con i ragazzi, se vai per metafore capiscono prima. Ci sono tante situazioni che se anche io non dovessi mangiare gli spaghetti per 2 mesi e mi ci smette gli spaghetti davanti, il pensiero va subito a prendere la forchetta, che poi il nonno voleva anche il cucchiaio, perché lo doveva, quello è un altro discorso, però non posso andare a prendere il mestolo per mangiare gli spaghetti. Buona giornata. Grazie. Possiamo aggiungere? Va, Giuseppe, vai. Se è una cosa tattica mi piace tantissimo, perché sei bravo. Reale del Catanzaro, a mio avviso, sono i giocatori che entrano tra le linee, giocano il gioco e creano spazi. Quindi è una squadra che riesce a creare gioco e spazi soprattutto quando riesce a portare il pallone nella tre quarti avversaria. Mi chiedevo, siccome sarà una gara molto diversa dalle ultime, anche come lettura, non saranno squadre abbottonate e dietro la linea della palla, potrebbe essere l'occasione giusta per vedere anche una pressione molto alta in fase di non possesso per chiudere un po' le fonti di gioco al Catanzaro, e se riproponibile un 3-5-2 dove a campo aperto potrebbe servire magari un po' di velocità in più, ma magari dipende anche dalla condizione degli esterni. Bella, bisogna valutare, a me piace andare ad attaccarli in avanti, mi piace proprio per caratteristiche, io quando giochicchiavo per mentalità mi piaceva andare a prendere il fotografo che era dietro la porta. Poi bisogna vedere se noi siamo bravi su linee d'anticipo con l'ultima linea e se siamo bravi a campo aperto nei 40-50 metri. Quindi io devo andare a vedere anche questa roba qua. Una volta con Mario si parlava della coperta, no? Perché se poi io ti lascio 40 metri e sbaglio le prime pressioni, ci sta. Perché non devi arrivare all'ultima asola della camicia per capire che hai sbagliato la simmetria. Dopo 3-4 asole sai, e quindi vai. Quindi questa cosa qua, non essendo io integralista, non dormo la notte per valutarla, anche in base alle caratteristiche dei giocatori che ho. E quindi la mia pressione è uomo contro uomo, andare avanti, chiudere i passaggi, andare. Questa cosa qua, però poi sappiamo che ci sono 40 metri del campo, e io dico sempre che dalla Serie A fino alla terza categoria che il difensore forte non è colui che attacca da dove in avanti, è colui che rincula da dove si trova andando dietro, che vuol dire che ha fibre bianche, difensore veloce, e
quindi ti puoi permettere di giocare con 40 metri di campo alle spalle. Però io la chiamo la pressione in avanti, quindi anche se magari abbiamo delle caratteristiche diverse in certi ruoli, io voglio che si vada avanti, voglio che si chiude le linee di passaggio, questa roba sì, voglio che si va a giocare anche uomo contro uomo, dove voglio accettare i duelli. Poi quando parliamo negli ultimi 25 metri, voglio che la mia linea va a ricomporre il reparto, dove ci si riconosce negli ultimi 25 metri. Però quando c'è da slegare in avanti, io voglio che si va in avanti. E tante volte anche davanti sono un po' pigri ad andare a fare questa pressione. E questo mi dà fastidio, però preferisco finire così l'intervista. L'ultimissimo, Mario. Ti non da fare un momento. No, il Foggia 3-5-2, il Catanzaro anche 3-5-2, lei ha provato proprio nell'ultimo turno il 3-5-2, tra l'altro Zicone nel post partita ha detto io con il 3-5-2 ho avuto i migliori successi in carriera. E a questo punto il 3-5-2 è il vestito migliore in questo momento con questa disponibilità di uomini e con queste caratteristiche di uomini secondo lei per proseguire la stagione? Allora, Mario, i sistemi di gioco, no? Vanno a, se non fai una squadra e prendi 24 giocatori con quelle caratteristiche, vanno a penalizzare determinati giocatori e vanno. Se fai un 4-3-3, quindi giochi con una punta, Higuain e i due esterni, Caglione, e c'hai tre punte, e là devi giocare una punta centrale, e non ce n'è, le altre due punte sono in panchina. Se cambi modulo, c'hai 3-4 esterni, gli esterni non li puoi mica buttare a mare, e allora c'hai tre attaccanti, quindi c'hai Pandolfi, Zigone, anzi 4, Della Pietra e Santos. È sempre qualcosa, poi devi essere bravo, il sarto, visto che parlavi di abito, il sarto deve essere bravo a farti indossare, anche se c'ha una manica un po' più lunga, là ti deve avere un portamento per riuscire a indossarlo bene. Così. Quindi in base a quelli che sono i giocatori, tanto io alleno sui principi durante la settimana, su occupazione degli spazi, poi là bisogna riconoscere. Sì, il numero, perché a Pesaro giocavo col quinto che era un attaccante esterno e il terzo era il braccetto, era un terzino, così quando ruotava andava a casa sua, diciamo, ruotando, e quindi in futuro potrebbe essere, se continuiamo così, potrebbe essere D'Agostino, Silipo, Guarragino, Bentivegna, che però poi deve rientrare. Altro problema, là glielo continuerò a dire che negli ultimi 25 metri bisogna metterlo. Di solito questo succede quando giochi con 50.000, 60.000 spettatori che non si sente. Non si sente. Di solito quando giochi davanti a 2.500, 3.000, metti la cross, poi ti dico un'altra, chiudo così, una differenza tra buttarla in aria e metterla. Grazie.